Per gioco comincia a fare il camionista, me l'hai detto sì, prima. Per gioco, sì. Però grazie proprio ad una pausa da camionista, sì, tu cominci a fare il tuo mestiere. Ritorno a fare il mio mestiere, perché ho cominciato come attore. Negli anni 60 facevo i grandi sceneggiati della Rai. Il primo è stato il Demetrio Pianelli, dove ho fatto il figlio di Paolo Stoppa. Stavo insieme al mio collega Loris Loddi, lui aveva 6 anni, io ne avevo 3. E poi un po' di doppiaggio, un po' di cose, però come ho detto prima, il mondo dello spettacolo non mi attraeva, mi faceva molta paura. Avevo visto tanta fame nel mondo dello spettacolo, tanti attori che avevano grandi difficoltà ad andare avanti e non mi piaceva. È un mestiere aleatorio, no? Ecco, io a te magari posso piacere come artista, a lui no. Come i cantanti prima, no? E vagliela a dire, invece un bravo neurochirurgo, punto, un bravo pilota, punto, un bravo avvocato penalista, punto. Quindi io volevo fare qualcosa di solido. Io volevo fare il pilota perché se so portare questa bestia come Cristo comanda, nessuno può dire ah. L'attore, no, a me Ward cioè, non mi piace. Cioè, avevi bisogno di concretezza. Assolutamente sì, il nostro mestiere è di concretezza che c'ha. Niente, noi vendiamo fumo. Eppure tu, l'hai detto prima, 3 anni eri su set, 6 torni sul set con una delle cose più belle che è stata fatta in televisione con il tuo papà. Con mio padre, il Conte di Montecristo. Ce l'abbiamo quel pezzettino, lo possiamo vedere lui a 6 anni? Guardalo, vedi? Bella, eh? Quella nave è la bandiera Lutto, eh? Corri a prendere la barca, portami alla nave, presto. Bello sentire mio padre che c'aveva una canna ancora notevole, anche lui c'aveva una bellissima voce. Nasceva poi in radio, papà oltretutto era un perito agrario, figurati, faceva ben altro. Poi mia nonna sposò Carlo Romano, che era la voce di Jerry Lewis, che lo convinse a fare questo mestiere così instabile. Beh, così vedere, difficile. Cioè, non tutti noi abbiamo una cosa così bella col nostro papà. No, no, poi a Ponza. Noi abbiamo girato a Ponza, era una cosa meravigliosa. Andavano a pescare e dopo aver girato andavano a prendere sul molo le granseole. All'epoca venivano su, prendevano le granseole e poi ce le cucinavano la sera. Era bellissimo. Tante volte l'hai visto questo pezzettino no. con tuo padre? No. No, no. L'avrò visto un paio di volte, ma non perché non lo voglia vedere, è perché mio padre mi è mancato tanto e continua a mancarmi e mi mancherà sempre, perché è così per tutti poi, non è solo per me. Tuo papà ti ha lasciato però questo dono di questa voce, di questo talento. Sì. E proprio quel giorno, tornando alla tua pausa da camionista, al centro di Roma, incontri qualcuno? A Piazza del Popolo, tornavo da un viaggio intercontinentale con un Iveco 190 Turbostar, all'epoca era un Ferrari dei camion. Quanti anni avevi? Avevo 21 anni. E te bello come il sole su questo, poi camionista. Beh, bello, vero? Non lo so, c'avevo i capelli lunghi, la barba, e una cosa che facevo quando tornavo da questi viaggi, andavo a Piazza del Popolo a far colazione. E che mangiavi? E il cornetto e il cappuccino, perché quando vai, capito, in India, in Afghanistan, in Pakistan, di che stiamo a parlare? Cioè, e il cornetto e il cappuccino non sanno manco che è. E lì passò, per caso, una delle voci più belle del panorama del doppiaggio italiano, Pino Locchi, che era la voce di Sean Connery. Mi riconosce, perché era un po' truccato da... Sembravo uno come truccato? Ma sembravo... All'epoca potevo sembrare uno dell'Isis, capito, che ha barba, i capelli lunghi. Dice a Luca, ma che ci stai a fare qua? No, sai, sono tornato da un viaggio, volevo fare colazione a Piazza del Popolo. Ma perché? Che stai a fare adesso? Il camionista? Il camionista? Tu? No. Guarda, io sto andando a Via Margutta. A Via Margutta c'era uno studio di doppiaggio famosissimo. C'è ancora? Sì, c'è ancora. Ti voglio, fra 10 minuti vieni giù che stai un po' con noi. E tu sei andato? Io non ce volevo andare. E la bestia dove l'hai lasciata? No, non ce l'avevo, quello stava allo scarico di San Lorenzo. Ah, vabbè, scusa. L'ho lasciato là. No, no. Ma io non ero il capo camion, eh. Il capo camion era un altro, era Massimiliano. Eravamo in due a portarlo, perché erano viaggi molto lunghi. E... Quindi tu vai? Vado un po' titubante, però pure anche... con la puzza sotto al naso? Sì, boh, vado da sti attori, io sono camionista, ma che me frega. Ah, eri già nel mood del camionista, sì, quindi. Sì, assolutamente. Oh, okay. Stivali, c'avevo i texani, jeans e canotta. Sono tornati i texani, proprio... te lo dico. Sono tornati? Sì. Va a dire a mia moglie, ma ha levati tutti. Tutti Giada, tra un po' arriviamo a parlare di Giada Desiderio, un'altra bravissima attrice. E sono entrato in quella sala, in quello studio, quella mattina, e non sono mai più uscito.
al destino della vita. E allora, noi ci vogliamo un po' giocare su questa tua voce? Ci vuoi giocare? Uno non so, ci posso allora, fare. Guardiamoli, chi sono? Vabbè, questo sì, vabbè. Beh, Paolo grande, Villaggio. Grande. E poi abbiamo lui, che penso che sia stato uno degli 007 più affascinanti, più belli, più maledetti, più è un più gran tutto. Figo. Sì, veramente, lui penso che sia il più bello di tutti. Vabbè, per me, poi magari a voi piace un altro. No, anche no, Sean Connery. Vabbè, scusate, come le canzoni, a me piace lui. A me piace lui, Pierce Brosnan. A me piace lui. E poi c'è Russell Crowe. Partiamo da lui? Da Brosnan? Dai, fammi contenta. Ah, brava, anche la musica. Ah, posso fare Brosnan? Sì. Facci. Vabbè, una. La faccia te la diamo, mettila davanti. No, no, al contrario. Come faccio? Così. Ah, così? Sì, è la voce. Il mio nome è Bond, James Bond, al servizio di Sua Maestà Britannica. Quanto sei figo? Sembra lui, sì, certo. Bene. E poi. Vabbè, non vuoi fare il Russell Crowe, cioè, scusate. Questo da 19 anni che lo faccio. Quanto? 19, era il 2000, il 23 maggio 2000 è uscito. Ah, sì. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Aspetta che c'è Facchinetti, anche lui vuole scatenare qualcosa. Vai, no, ma quando eri in sala a doppiare questo capolavoro, ti rendevi conto di quello che stavi facendo? Assolutamente no. No, zero? Zero, assolutamente no. Noi non ci rendiamo mai conto. Mamma mia, perché a parte vediamo solo i pezzi dove parliamo. Okay. Poi io ero poi in un periodo della mia vita di quelli devastanti, ne stavo a separare un casino. C'era un'americana in sala che pretendeva che io rifacessi le cose 200 volte. Che a un certo punto ho detto, mannatela in America questa, che noi il doppiaggio lo sappiamo fare. Hai fatto questo? Sì, noi sì, purtroppo sì. Lavoravamo cosa no. Non spiego che cos'è la colonna separata. Vuol dire che anche nelle scene di dialogo sei da solo. Ah, ecco. Cioè fai quando incidi praticamente visto? Quando l'hai io l'ho visto ben 2 anni dopo. Con la tua ex moglie. Ah, 2 anni dopo l'hai visto. 2 anni dopo, sì, perché mi ero incuriosito. Andando per strada mi chiamavano a generale, a ispanico, faccia la frase, dottor. E ho detto che strana sta cosa. Ora la rifacciamo allora. No, ma mi ricordai di una battuta che mi fece Ferruccio Amendola, che è stato un gigante del doppiaggio. Mi disse un giorno, io ero un ragazzetto, quando la gente ti fermerà per strada per chiederti le frasi che tu hai detto in quel film, vuol dire che hai lavorato veramente bene. E allora a Sperlonga, io vado sempre in questa località di mare vicino Roma, i ragazzi del porto mi invitarono d'estate a vedere questo film in un'arena e lì ho detto, ammazza che figata, cioè bellissimo. Ma sì, la scena dell'inizio, della battaglia, chi l'aveva vista? Sì, Lì avevo solo fatto, Roma ha vinto! Basta. E sì, prima, capito? Tutto il resto non l'avevo visto. Dai, vai! Oh, scatenare l'inferno, tutti su, ok, dai. Che faccio? Rifai la frase. Sono Massimo Decimo Meridio, comandante delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Scusate, con questa faccia, anche la sua non è male per niente, con quella voce, voglio vedere se riesce a fare qualcosa con Paolo Villaggio. Vabbè, no, lui è un mito, capirai, figurati, lo imitiamo sempre, mio figlio è un fan, vediamo tutti i suoi film. Batti lei, filini, capito? Vabbè, no, io, qua, perché? No, ma... Cioè che quella è sua figlia, la Bertuccia. È inimitabile. Io poi so fare tutto tranne le imitazioni, quindi. Bellissima questa cosa. Vabbè, dai, te la sei cavata alla grande. Sì, anche attore, lo sappiamo. No, giusto, Andino, però fa anche l'attore. Sì, è vero, fa anche l'attore anche molto bene. Abbiamo qualcosa? Qualcosina.
Luca, abbiamo tutto in realtà, però vederti, no, giocare con la voce è una delle cose più belle, secondo me, e non tutti se lo possono permettere. È un miracolo, un vero miracolo. Bellissimo. Però sei anche molto bravo. Grazie. Visioni! Ditelo ai nostri fratelli, che sono costretti a nascondersi nelle loro case, ai fratelli che soffrono nelle prigioni romane. Se Giovanni non verrà da noi, se non ci dimostrerà di essere veramente vivo. Non vorrei disturbarti. No, no, ma tu non mi disturbi. Ah no? E perché? Perché non sei un turista. Ciao. Ciao. Non ti vedo da quando avevi 6 anni. È certo che sei diventata... grande. Bella. Il nostro... la nostra mente dei social ha pensato una cosa per te. Tu sei uno social da Instagram, sì, vero? Perché abbastanza. Ho visto tante foto prese dal tuo account. Dimmi, Lorenzo. Diciamo che Luca è la voce più seduttiva del cinema italiano, probabilmente, no? E io questa vignetta l'ho dedicata a tutti quelli che pensano che per essere dei grandi seduttori si chiudono in palestra 7 su 7. Non serve. A che servono gli addominali? Io mando i messaggi vocali. Beccati questo. Ma è vero. E lo sa bene qualcuno. Adesso capisco.